Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. I carabinieri di Vibo Valentia hanno arrestato un insospettabile panettiere locale ma originario di Cagliari. I militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale nascosto sotto la sua auto, custodita all'interno del garage. Maggiori dettagli nella prossima edizione di Report 24. Una importante operazione di polizia disposta dal questore Salerno ed eseguita dal personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a 3 decreti di confisca beni emanati dal Tribunale di Cosenza, scaturiti dal sequestro già eseguito del valore di alcune decine di milioni di euro ai danni del clan Fora Stefano. Nello stesso contesto è stato eseguito un ulteriore sequestro di beni del valore di una decina di milioni di euro. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che terrà il questore di Cosenza, Raffaele Salerno. Il parabrezza di una camionetta dell'esercito che presidiava il centro di prima accoglienza di Sant'Anna è stato distrutto intorno alle ore 6.30 di questa mattina. I responsabili sono ospiti del CPA di nazionalità irachena e afghana che si sarebbero alterati in seguito ad una lite per la negata introduzione di bevande in vetro. Un episodio che ancora una volta mette in risalto le importanti problematiche legate alla sicurezza dentro e fuori il centro, che negli ultimi mesi hanno raggiunto livelli di guardia molto alti e per la quale si sta cercando di adottare le dovute misure. Gianni Alemanno, già sindaco di Roma, è arrivato nella tarda mattinata a Crotone, l'esponente di spicco del Popolo delle Libertà che è approdato in città per appoggiare il candidato di centrodestra per il ballottaggio alle provinciali, Stano Zurlo, ha incontrato la stampa nella sala consiliare del comune di Crotone. Alemanno rappresenta la risposta del centrodestra alla visita di D'Alema che nei giorni scorsi ha raggiunto per dar manforte al candidato di centrosinistra, Ubaldo Schifino. Nel pomeriggio le dichiarazioni del primo cittadino di Roma sul Report 24. Inaugurate ieri sera le nuove scale mobili realizzate nel cuore del centro storico di Cosenza. Le scale iniziano da Vico Padolisi, una traversa di Corso Telesio, per giungere fino a Palazzo Caselli Vaccaro, nel quartiere della Giostra Vecchia, e per l'occasione è stato restaurato l'antico giardino del palazzo. Un progetto, ha dichiarato il sindaco Perugini, che ha due scopi: agevolare la vita dei cosentini che hanno deciso di vivere nel centro storico e favorire il turismo con percorsi comodi che aiutano a scoprire le bellezze della città Abruzia. Il progetto complessivo prevede proprio un percorso meccanizzato che sale su fino al castello. Nella conferenza stampa dell'FC Catanzaro convocata ieri, i 3 soci del sodalizio giallorosso Bove, Aiello e Soluri hanno comunicato le dimissioni del direttore generale Gianni Improta, subito accettate dalla società. Non sono mancati però momenti di tensione quando il presidente Bove ha fatto allontanare una persona presente, rea di non essere giornalista, ma soprattutto di essere, a detta degli stessi dirigenti, tra quelli che hanno organizzato la raccolta delle firme contro l'attuale proprietà. Bove ha continuato il suo amaro sfogo attaccando le istituzioni, la Lega, gli imprenditori locali e quella parte di catanzaresi che hanno voltato le spalle al Catanzaro.